Beh, salve, buonasera a tutti. Il PIL cinese è inferiore alle attese. Le preoccupazioni in merito alla diffusione della variante Delta del virus affossano i listini europei, quindi preoccupano i mercati soprattutto i rallentamenti nella ripresa delle principali economie mondiali. Intanto in campo obbligazionario lo spread è in rialzo rispetto all'avvio di seduta di 106 punti con il rendimento BTP che è decennale che sale dello 0,724%. Nel momento, quindi, per quanto riguarda i principali piazze finanziarie europee, DAX che chiude a meno 1,01%, IBEX a meno 1,52%, Parigi meno 0,99%, Londra meno 1,12% e Piazza Affari che chiude con anch'essa in negativo a meno 1,27%. Per quanto riguarda invece al momento anche le piazze finanziarie, quindi Wall Street risulta ancora in calo con il Dow Jones che al momento si aggira sulla parità, precisamente allo 0,04%, l'S&P 500 a meno 0,35% e il Nasdaq a meno 0,80%. La che al momento reagisce con la peggiore performance a Wall Street. Ovviamente a rassicurare gli indici americani non sono bastate le parole del numero uno della Fed, Jerome Powell, che ieri ha confermato che l'inflazione è solo momentanea, transitoria, e che il mercato del lavoro è ancora no, non consente ancora di diminuire gli aiuti all'economia e quindi poter applicare il cosiddetto tapering. Beh, mentre invece per quanto riguarda le notizie che sono state rilasciate oggi, il numero dei richiedenti sussidi di disoccupazione della Gran Bretagna è salito, quindi ad 4,8 rispetto al 4,7 del mese di aprile. Mentre per quanto riguarda lo stesso dato invece americano della settimana relativa al 10 luglio, i claims sono risultati pari a 360.000 unità in diminuzione dei 26.000 unità rispetto al dato della settimana precedente. Il dato è uguale alle attese degli economisti che fondamentalmente è più basso all'inizio della pandemia. La media delle ultime 4 settimane, in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano, si è attestato a 382.500 unità in calo di 145.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a 4 settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro in quanto appaia le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Mentre l'attività del settore manifatturiero nella zona dell'area di Filadelfia continua ad espandersi nel mese di luglio, anche se a un tasso inferiore rispetto a quello precedente. Nel sesto mese l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Filadelfia è diminuito a 21,9 punti dai 30,7 di giugno. Il dato, diciamo che è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un deterioramento a 28 punti, mentre invece cresce meno delle attese la produzione industriale degli Stati Uniti. Il dato ha registrato un incremento dello 0,4% dopo il 0,7% del mese precedente. Il dato ovviamente però è inferiore alle attese previste dagli analisti. Anche la produzione manifatturiera ha registrato una diminuzione dello 0,1% rispetto al consensus che era dello 0,2%. Bene, invece domani 16 luglio, venerdì 16 luglio, abbiamo un'altra giornata in cui abbiamo un calendario macroeconomico interessante con diverse news già a partire
dalla sessione notturna, mezzanotte e 45. Dalla Nuova Zelanda abbiamo l'indice del prezzo al consumo del secondo trimestre. Alle ore 4 abbiamo la BOGI sulle decisioni dei tassi di interesse. Poi alle ore 11 indice prezzo al consumo del mese di giugno, 14:30 è la volta delle vendite al dettaglio di beni essenziali, nonché anche vendite al dettaglio di giugno degli Stati Uniti e poi l'indice di fiducia dell'Università del Michigan che chiude la settimana alle ore 16:30. Bene, ora passiamo ad analizzare gli scenari più importanti partendo dal movimento dell'euro-dollaro, però andiamo a vedere un po' quali sono stati i movimenti più importanti della giornata. Un dollaro che al momento resta forte, resta la migliore performance della giornata a 2,70%, mentre lo yen a 2,38%. Nelle retrovie invece abbiamo dollaro australiano, dollaro canadese e dollaro della Nuova Zelanda, ovvero le tre commodity currency per eccellenza, quindi rispettivamente a meno 2,58, meno 1,78 e meno 1,78%. Ancora protagonista della giornata, anche nelle prossime giornate, potrebbe essere il WTI che al momento si trova con un movimento negativo della giornata a meno 0,51% rispetto all'inizio ai prezzi della chiusura di ieri sera. Bene, detto questo, quindi andiamo ad analizzare, come abbiamo detto prima, l'euro-dollaro. Euro-dollaro al ribasso. Ho mantenuto due operazioni di sell limit che non sono state triggerate. Movimento al ribasso, quindi sta a significare appunto, come abbiamo detto prima, una fase rialzista per quanto riguarda il dollaro americano. Mentre invece per quanto riguarda il cable oggi ha avuto un'ottima, una discreta volatilità dovuta soprattutto alle parole di Sanders, uno dei membri del comitato, dei membri, uno dei membri del comitato esecutivo della Banca Centrale Inglese, che ha indicato, sue testuali parole, la questione se ridurre appunto anticipatamente il nostro attuale programma di acquisto di asset sarà presa in considerazione nei nostri prossimi incontri. Quindi diciamo che è stato una fase che ha dato atto a un movimento al rialzo, poi di nuovo sell dopo il ritorno in quest'area, zona di vendita interessante, già testata diverse volte in passato, con il prezzo che praticamente ha virato esattamente a partire dalle ore 12. Mentre invece per quanto riguarda altre situazioni interessanti, andiamo a vedere il WTI. Bene, come vi dicevo stamattina all'interno della diretta live, c'è la possibilità, l'accordo di un aumento dei prezzi, di un aumento della produzione di petrolio potrebbe quindi spingere al ribasso il WTI, quindi attendiamo qualche ulteriore indicazione sell dopo che il prezzo è andato a raggiungere, ritestare, a fare una sorta di pullback all'interno tra il 76 e 80, 74 e 25. Questa è una zona molto importante, già testata praticamente, vedete, nel 2018, l'ultima volta, il 30 settembre, poi è calato giù di oltre 3.500 punti. Quindi da qua potrebbe essere un ottimo spunto di ingresso al mercato in vendita, anche per quanto riguarda le prossime settimane. Mentre invece per quanto riguarda la situazione sull'altra commodity, andiamo a vedere anche la situazione legata al gold. Andiamo a vedere un poco. Allora, gold che si mantiene al di sotto questa zona, anche se è salito un po' più sopra, adesso si sta consolidando al di sotto quest'area. Quindi attendiamo, qua c'è una nuova zona, si è formata una nuova zona di supply in quest'area e niente, da qua potrebbe nascere qualche movimento al ribasso interessante, mantengo le operazioni di vendita a mercato. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo domani mattina con ultimo appuntamento della settimana, domani venerdì 16 luglio alle ore 8:30 con la diretta live. Buona serata a tutti.